In esterna questa sera dall'amico Giorgio Celsi, che però, come sempre, non voglio dire io chi è, ma voglio che si presenti da solo. E mentre il caro Giorgio Celsi si presenta, io farò delle condivisioni. Quindi, se mi vedete un attimino distratta all'inizio, è soltanto perché sto facendo delle condivisioni. Bene, Giorgio. Buongiorno, io sono Celsi Giorgio, un infermiere, sono presidente dell'associazione Ora et Labora in difesa della vita. Perché l'ho chiamata Ora et Labora in difesa della vita? Perché oltre alla preghiera ci vuole anche l'azione per difendere la vita, perché se no la preghiera senza opere è morta. Quindi per questo nella difesa della vita ci vuole anche l'azione, ecco. Bene, allora non sono riuscita a condividere come volevo perché Giorgio è già andato avanti. Raccontaci un attimino prima come è nato tutto questo dall'anno 194 e poi l'evoluzione che c'è stato con Ora e Labora, e io mi distraggo di nuovo un attimo per fare le condivisioni perché non sto riuscendo. Prego, Giorgio. Sì, Ora et Labora è un'associazione che è iniziata molti anni prima dell'anno 194, adesso l'abbiamo regolarizzata come associazione e poi abbiamo collaborato per alcuni anni con l'anno 194 che ha come finalità l'abrogazione della legge 194, cosa che effettivamente ho anch'io. La nostra azione è un'opera culturale per favorire una cultura della vita che porti poi a togliere queste leggi inique, come dice Giovanni Paolo II e tutti i papi che hanno proprio detto di non assoggettarci a queste leggi contro la vita. Quindi ecco, no alla legge sull'aborto, no a quella che vogliono fare sull'eutanasia, no alle leggi contro la vita, ecco. La nostra attività è un'attività culturale per preparare una cultura della vita atta a dare ai nostri figli un futuro migliore e degno di essere vissuto, ecco. Dove si parli di vita, non di morte, come ci vorrebbero propinare. Allora, adesso come sempre iniziamo invocando lo Spirito Santo, quindi iniziamo con il segno della croce, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Vieni Santo Spirito, vieni Vieni per per Maria. Maria. Ieri, Giorgio, tu hai avuto un'esperienza Sì. particolare, hai avuto quest'idea proprio perché facciamo venire la locandina, c'era Abiella, Emma Bonino. La cosa anche particolare è che è stata invitata in una chiesa da Don Mario, da Mario Marchiori, e la chiesa, il nome della chiesa giusto è della contrada? San Defendanze a Ronco di Cossato, a Biella. Ecco, fai vedere un attimino i volantini, sono uno questo dove pubblicizzavano questo per loro straordinario incontro, e vi facciamo subito vedere l'inizio, la presentazione che il sacerdote ha fatto di Emma Bonino. Senza la quale è poco credibile dichiararsi cristiano. E sempre nel rispetto di chi non è credente o pensa diversamente da noi. Benvenuta, Emma Bonino. Grazie per aver accettato l'invito, ben sapendo dei numerosi spostamenti in giro per l'Italia. Qui con noi per informarci e permetterci di conoscere meglio un fenomeno che vede persone con storie drammatiche che sarebbe bene conoscere personalmente. Una voce autorevole che si distingue non solo per le battaglie portate avanti dalle tecniche radicali negli anni, battaglie ovviamente non da tutti condivisibili,
una delle persone più competenti e preparate sul tema immigrazione, donna stimata all'estero, papabile, magari fosse stato come Presidente della Repubblica. Nata a Bra, si è laureata all'Università Bocconi di Milano in lingue e letterature straniere, ha militato nel Partito Radicale accanto a Marco Pannella, poi eletta alla Camera dei Deputati. Nel 1979 diventa deputato del Parlamento Europeo, carica che sarà riconfermata nel 1984. E si fa portatrice in prima persona di numerose battaglie referendarie promosse dai radicati, soprattutto sui temi dei diritti civili. Dalla metà degli anni Ottanta si fa anche promotrice fra i pochissimi in Europa di una serie di campagne internazionali per la difesa dei diritti umani, civili e politici nei paesi dell'est europeo. Nel 1991 diventa presidente del Partito Radicale Transnazionale Transpartitico e nel 1993 segretario del partito. Nel 1994 viene nominato commissario europeo alla politica dei consumatori e agli aiuti umanitari, non senza polemiche anche dentro al suo partito. Ma lei interpreta la missione con passione e con coraggio e conquista, grazie alle sue capacità, una notorietà internazionale. Ci parla oggi di immigrazione, come scritto nel volantino, e del progetto di legge di iniziativa popolare per il superamento della Bossi-Fini. La campagna Aero Straniero, Unità che fa bene, è stata lanciata ufficialmente il 12 aprile scorso in una conferenza stampa al Senato da Emma Bonino e dalle altre organizzazioni che insieme ai radicali italiani sono promotrici. Aderito pure la Francia italiana, altre associazioni. Lo scopo è quello di cambiare le politiche dell'immigrazione puntando su inclusione e lavoro, così pure per cambiare il racconto pubblico sull'immigrazione. Sentiremo da lei cose che molti non conoscono e che spesso vengono raccontate con grosse bugie, che cercherà di smontare una verità. Ci diceva qualche tempo fa, in questa chiesa, Don Luigi Ciotti, nostro amico, essere informati, saper distinguere per non confondere. Occorre conoscenza seria, conoscere per diventare persone responsabili. Di lei si è interessato pure Papa Francesco. Ieri pomeriggio ho ricevuto un tanto inaspettata quanto graditissima telefonata da Sua Santità Papa Bergoglio. Un segno di attenzione straordinaria di cui sono molto molto grata. Lo rivela il mio bambino intervistato da Radio Radicale qualche tempo fa. Incoraggiato si è informato della mia salute, incoraggiandomi a tenere duro, cosa che sto facendo con tutte le mie forze. Mi ha rinnovato l'impegno a tenere duro perché poi l'erba cattiva non muore mai. Ma mia mamma diceva che sono un'erba resistente, cattiva no. Ma abbiamo parlato di migranti, povertà e del Mediterraneo. Ho detto a Sua Santità che i nostri ragazzi dovrebbero essere accompagnati a visitare qualche bel museo delle migrazioni italiane, che pure abbiamo, e che rivedrebbero le stesse facce, gli stessi occhi, le stesse speranze e la stessa determinazione.
poi Bonino aggiunge: gli ho ricordato che i migranti, se mai riusciamo a raccoglierli, poi li mettiamo in carcere. Le carceri ne sono piene. Bene, allora vi abbiamo fatto vedere, anzi ascoltare l'introduzione, perché adesso faremo una serie di visualizzazioni di quello che è avvenuto proprio con la registrazione durante questa presentazione della Bonino sull'argomento dei migranti, e poi io e Giorgio facciamo le nostre considerazioni. Come avete sentito, il sacerdote, appunto Don Mario, ha dichiarato, perché lo ha detto lui, che Papa Bergoglio lo ha chiamato per fargli, appunto, per incitarlo a proseguire in questo cammino. Quindi ora noi assolutamente non entriamo nel merito delle questioni né nei confronti dei sacerdoti né nei confronti del Papa. Certamente ricordiamo che San Francesco addirittura è andato a convertire i musulmani, quindi considerando che la maggioranza, come poi diremo bene in diretta, di tutti questi stranieri che stanno arrivando sono per il 70-80% musulmani, poi approfondiremo l'argomento, appunto, insomma, valutiamo ognuno con il nostro pensiero che cosa può significare tutto questo. Oltretutto mi piace anche ricordare che la nostra fede non può accettare l'islamizzazione, come ha detto benissimo Biffi, accogliere gli immigrati più simili a noi e ricordare che i musulmani comunque anche tra di loro, mentre vengono qua, quei pochi cristiani che ci sono tra i tanti musulmani che approdano nelle nostre coste, insomma, vengono anche addirittura uccisi durante la traversata. Quindi dobbiamo, come ha detto il Cardinal Biffi, ricordare che o l'Europa torna cristiana o diventerà musulmana. Quindi diciamo che questa è un po' la preoccupazione. Comunque continua tu, caro Giorgio, sì, in merito a questa prima parte dell'argomento. Infatti Biffi dice anche: se i musulmani vogliono restare strani e diversi per farci diventare come loro e imporre l'Islam, dobbiamo difenderci. L'Europa o ridiventerà sinceramente e profondamente cristiana o diventerà musulmana. Se non recupera le sue radici e la sua linfa, non reggerà all'islamizzazione. Cardinal Biffi. Questo è il Cardinal Biffi, ma ancora una cosa, e poi ti lascio sicuramente parlare. Alza solo un po' la voce, perché sennò gli amici magari non ci sentono bene. Ma no, figurati se devi chiedere scusa. Posso immaginare che magari parlare, trovarsi così, può magari un attimino, però tu fai talmente bene questa, porti avanti talmente bene la difesa della vita e la difesa dei valori, perché comunque eravamo lì, eri lì in qualità di rappresentante, di difensore della vita, in quanto la Bonino era in una chiesa a parlare di migrati, ma la Bonino sappiamo benissimo quanti bambini ha ucciso, quindi un po' è questa la cosa che ha lasciato esterrefatti, ma soprattutto non perché giudichiamo una persona, ma perché questa persona non ha mai dichiarato pentimento e contrizione di quello che ha fatto. Perché se una persona ha fatto anche 5 milioni di aborti, come ha fatto lei, e ha contribuito affinché questi aborti avvenissero, ecco, se ci fosse il pentimento, ecco, non sarebbe un problema poi parlare di un'esperienza negativa e comunque per la Chiesa e per la dottrina peccaminosa, comunque, e comunque deleteria anche in maniera laica per l'umanità. Perché adesso la Bonino vuol far arrivare sulle nostre coste quella forza lavoro che manca in Italia. Ma perché manca? Perché quei bambini uccisi, quei 5 milioni di bambini a loro volta avrebbero potuto procreare altri figli, ecco, l'Italia non avrebbe bisogno di questa immigrazione per il 70-80% musulmana, che rischia di travolgere e sconvolgere la nostra cultura. Però vorrei fare ancora un parallelismo e poi ti lascio tutto lo spazio a te, caro Giorgio, come ci sono sacerdoti diversi.
Ad esempio, questo sacerdote che ha fatto parlare l'Abonino in chiesa, che però non ha dimostrato pentimento di quella forza da lavoro italiana che manca perché uccisa dagli aborti, di contro a Nichelino, proprio vicino a casa mia, abbiamo ad esempio un altro sacerdote, Don Paolo Gariglio, che purtroppo adesso è anche in ospedale, subito dopo gli attacchi violenti ricevuto dalla Gestapo, no? In quanto, adesso vi racconto che cosa è successo, in un campo giovani aveva distribuito ai suoi ragazzi un vecchio libro che aveva scritto anni fa, intitolato Ti amo, la sessualità raccontata agli adolescenti. Ecco, un papà, sfogliando questo libro, ha scoperto che comunque l'amore descritto in questo libro era in linea con la dottrina della Chiesa, ovviamente, e ha fatto una denuncia. Quindi questo sacerdote è stato assolutamente attaccato, e quindi vediamo un po' questa confusione che regna tra messaggi un po' contrapposti, no? E allora, insomma, c'è veramente da pregare. Ma vai avanti con la tua esperienza di ieri. Ecco, noi siamo già andati in curia ieri dalle 11 fino alle 16 a testimoniare il nostro disappunto per questa iniziativa davanti alla curia, anche perché il vescovo era corrente e non ha preso posizione contro questa iniziativa, che a mio avviso sa di blasfemia e è un modo per dissacrare una chiesa, perché chi è entrato erano tutti radicali, erano tutte gente atea, per carità, la chiesa si deve aprire a tutti, ma questo era proprio un piano, secondo me, stabilito a tavolino per dissacrare una chiesa. Ma più che altro, anche no, perché, la cosa particolare, dicevi che mancava l'Eucaristia. Anche perché stavo dicendo appunto che hanno tolto anche Gesù, il Santissimo. Santissimo, quindi non si è capito dove l'hanno messo, ma in più non è il posto adatto per una manifestazione politica, perché quella era una manifestazione politica contro una legge dello Stato, la Bossi-Fini, che mi vengo a rendire è una legge dello Stato. Quindi noi abbiamo in una chiesa parlato contro una legge dello Stato, e quindi era una manifestazione politica, per di più fatta dai radicali, e quindi da che pulpito, proprio da chi si è sempre battuto per la morte, eutanasia, aborto, fecondazione artificiale, utero in affitto, divorzio e tante altre battaglie contro la vita. Quindi ecco, non era il posto adatto, perché sennò non saremmo neanche andati a... Certo, ma ripeto, tra l'altro, che il problema è che è mancata la dichiarazione di pentimento di quanto ho fatto finora, perché ci fosse stato almeno quel discorso di un Abonino che si cospargeva la testa di cenere per il grave danno che ha fatto alla nostra nazione, introducendo una legge talmente grave, contribuendo all'introduzione di una legge talmente grave nei confronti di vite umane, che adesso lei va a prendere in altri lidi, proprio nel vero senso della parola. Ecco, la gravità era questa mancanza di pentimento. Sì. In più, proprio per quanto tu hai appena detto, no, che la maggioranza erano radicali, questo pubblico selezionato, no, ad hoc, ad esempio, vi racconto, a Poggi Bonfi alcuni giorni fa c'è stata una festa dell'Unità dove ha partecipato Renzi. Ecco, persone, amici del Popolo della Famiglia si erano recati là con delle magliettine con su scritto no gender nelle scuole, ecco, sono stati bloccati e gli è stato completamente impedito di entrare, anche se a quel punto gli amici erano disposti a togliere le magliette. Quindi questa è una, come dire, comunicazione che faccio, perché queste notizie non passano in televisione, passano soltanto i Renzi della situazione o l'Abonino della situazione, osannati dai loro quattro sostenitori, ma non fanno ascoltare il contrappeso
sono delle voci contrastanti, perché vietano l'ingresso a queste persone, tant'è che i miei amici che si erano tolti le maglie, avevano dichiarato, davano i documenti alla servizio di persone che erano lì proprio preposte a selezionare l'ingresso, pur lasciando il proprio documento, a queste persone è stato impedito di entrare. Quindi vediamo come queste persone, come un Abbonino del caso o un Renzi del caso, si fanno attorniare, si fanno avvicinare solo da persone che sono sostenitori loro. Quindi viene completamente a mancare la democrazia in Italia, dove si può comunque comunicare un pensiero diverso da quello che loro desiderano. Peccato che questo pensiero che loro portano avanti, che poi alla fine è il pensiero dittatoriale, del pensiero unico dominante, viene comunque proclamato a voce alta a tutta la nazione, e soffocando le voci diverse che parlerebbero e darebbero buone notizie o notizie diverse. Ora vorrei, visto che sono le 7:05, vorrei far vedere, perché il nostro amico, oltre che attivista dirigente, Alberto Cerutti, aspettate che mi sono fatta mandare proprio da lui, ho detto ti voglio proprio presentare anche con quello che hai fatto in questi anni, quindi è un dirigente del Popolo della Famiglia. È stato già fondatore 25 anni fa e presidente del CAV di Borgomanero, nonché candidato sindaco per il Popolo della Famiglia di Borgomanero, ecco, era lì presente ieri a Biella, e è stato mandato via in malo modo. Adesso il caro Giorgio ci farà ascoltare quello che è avvenuto, e poi sentiremo proprio da Alberto Cerutti che cosa è successo nei suoi confronti, perché è stato allontanato dalla Chiesa, un sostenitore, un difensore della vita. Abbassa un attimo l'audio finché non... È stato allontanato dalla Chiesa perché stava difendendo la vita, quindi diciamo che è stato un qualcosa veramente di pesante. Ecco, ci siamo... Sì, come... quasi. Mentre aspettiamo di che arrivi il momento di farvi ascoltare... Ecco, io volevo dire che ognuno di noi che erano dentro avevano uno della Digus alle calcagne, cioè, a casa nostra, perché noi cristiani eravamo, io mi sentivo a casa mia, eravamo sotto sorveglianza, quindi è pazzesco questa cosa qua, ecco, che, è pazzesco, sì, come pazzesco, tornando al discorso di Don Paolo Gariglio, attaccato per il libro che ha dato nel campo giovani, deve essere giuridicamente difeso dai giuristi per la vita e politicamente difeso dal Popolo della Famiglia, ecco, un sacerdote che debba essere difeso da un movimento nuovo, acerbo, in crescita, in forte crescita, e comunque gli unici avvocati, giuristi per la vita. Ecco, tutto questo è abbastanza assurdo. Allora adesso stiamo arrivando al punto di Cerutti, ti risulta? Sì. Avevi detto che era 42, no? Sì. Allora vai al minuto 42. Adesso arriviamo, amici, e vi facciamo... Devi andare al minuto 42, quale è il 37? Vai il 42. No, 36 minuti e 42. Allora, mentre aspettiamo che arrivi il momento, io quasi quasi farei allora la telefonata a Cerutti. Sì. Ci facciamo prima raccontare da lui che cosa è successo, e intanto inquadriamo Cerutti e poi vediamo in diretta effettivamente che cosa è successo. Ecco Cerutti. Allora, vediamo che sta rispondendo. Vediamo, non lo vedo però in diretta. Un secondo. Cerutti, non ti vedo. Sta entrando, ok. Bene. Eccoci qua. Allora, Alberto, ti anticipo che non siamo ancora riusciti a far vedere il tuo il pezzo in cui ti hanno mandato via, ma visto che so che devi andare a fare altro sempre per il Popolo della Famiglia, allora non vorrei farti arrivare in ritardo, ti facciamo prima ascoltare e quello che devi dire e poi facciamo vedere il tuo pezzo. Raccontaci che cosa è successo ieri. Alberto? Beh, intanto... Sì, voi mi sentite bene? Direi di sì. Abbassa un po' lì che sennò dà fastidio. Sì, vai pure, Alberto.
Ecco, allora un saluto a tutti i Facebook spettatori che sono collegati con te e con il carissimo Giorgio Celsi, con cui ho condiviso negli ultimi tempi due esperienze straordinarie. Guarda, la provvidenza è grande, perché 15 giorni fa io ho sempre sentito parlare di lui, ma non l'avevo mai visto, mai conosciuto, e l'ho conosciuto a Gallarate durante il seppellimento dei bambini non nati che si svolgeva appunto il primo sabato di luglio. Tra l'altro, ci puoi approfondire un attimino che cos'è quest'ulteriore cosa che fai del seppellimento dei bambini non nati? Vuoi spiegare bene anche agli amici che ci ascoltano? Beh, volentieri. Comunque, attraverso l'associazione Difendere la Vita con Maria, ormai da 20 anni stipuliamo convenzioni con gli ospedali affinché ci affidino i cadaveri dei bambini non nati, abortiti volontariamente o anche spontaneamente, e noi provvediamo al seppellimento. Scusa se ti interrompo. Convenzioni sono in merito a questi bambini, l'ospedale Sant'Anna di Torino non ha mai permesso che si entri a fare questo tipo di servizio. Continua pure. No, a dire il vero, noi la convenzione con l'ospedale ce l'abbiamo. Il problema è che il governo della città precedente, il governo Fassino, non ha mai sottoscritto l'ulteriore convenzione che è necessaria, cioè quella comunale per quanto riguarda i servizi cimiteriali. Quindi di per sé è stata una questione diciamo più politica da parte del ex sindaco di Torino Fassino. Comunque in Piemonte si svolgono in alcune località, Novara, Borgomanero, si svolgono appunto il seppellimento dei bambini non nati, così come in svariati posti della Lombardia come Gallarate, Busto Arsizio, Cremona, Saronno e altri, insomma. Proprio a Gallarate ho conosciuto Giorgio Celsi e sono stato veramente onorato di conoscerlo, perché conosco, grazie alle notizie sui social eccetera e su internet, conosco le sue battaglie. Sono vere, sono sincere, sono senza cedimenti, e quindi è bene che lui e la sua associazione possano continuare con rinnovato vigore. Certo, io credo che anche Giorgio Celsi abbia provato sentimenti come li ho provati io, veramente contrastanti ieri, quando forse più che in altre occasioni essere presente ci ha, così come una doccia fredda, ci ha fatti rendere conto che gli estranei nella Chiesa siamo, in quella Chiesa siamo diventati noi. E questo è terribilmente brutto. Mi ha fatto sentire sgradito all'interno della Chiesa. Però grazie a lui, a ciò che ha organizzato, il tempo maggiore che è stato passato è stato passato fuori dalla Chiesa, o anche nella mattinata fuori nella piazzetta, fuori dalla curia di Biella, a recitare la coroncina della Divina Misericordia e i rosari. E questo è stato già di per sé un'esperienza molto bella. Poi, al di là della mia volontà, perché purtroppo non, per chi avesse apprezzato quello che mi è successo, non posso nemmeno assumerne il merito, perché io non volevo, ma quando ho sentito Emma Bonino nel luogo, in un luogo che siamo, insomma, è ovvio che era impossibile sentire dentro una chiesa con un pubblico applaudente, Emma Bonino
con biasimo, con tristezza e con dolore annunciare che c'è un grosso calo demografico nel nostro paese. Denunciare questo fatto a voce di Emma Bonino, io non sono più stato capace di controllarmi perché mi è salito un caldo fortissimo alla faccia e le parole che ho detto, che non mi ricordo, perché veramente non mi ricordo neanche bene cosa ho detto, mi sono uscite esattamente così. La parte poi, se volete, tragicomica è essere preso da una parte sotto le spalle da due poliziotti in borghese, credo che fossero della Digos, che peraltro continuavano a presidiare dietro suggerimento del parroco, continuavano a presidiare il capannello di, diciamo così, contestatori, no, a partire da Giorgio Celsi, che era osservato speciale. Io che non avevo la sua maglietta, a proposito, Giorgio, sì, non me l'hai nemmeno data, adesso che mi viene in mente, questa è una battuta, non avendo la maglietta, sono, come dire, sfuggito un pochino al controllo loro. Quando mi hanno sentito parlare, mi hanno preso uno per una spalla, l'altro per l'altra, mi hanno alzato di peso e mi hanno portato fuori. Poi sono stati gentilissimi, peraltro, non, niente di particolare, grazie alle forze dell'ordine, che facevano il loro mestiere. Il punto è che a loro è stato dato ordine di tenere sotto controllo i contestatori, perché in una chiesa dove addirittura è stato fatto sloggiare il Santissimo, perché il lume davanti di fianco al tabernacolo era spento, e ho personalmente chiesto al sacerdote perché fosse spento e quindi se c'era il Santissimo, e lui mi ha detto no, non è lì il Santissimo, quindi è stato fatto sloggiare anche lui per far posto alla Bonino. E questo naturalmente racconta di tanti problemi che dobbiamo affrontare. Concludo dicendo che la consolazione, diciamo, soprattutto per Giorgio Celsi, che tanto si è dato da fare, è stata la comunicazione del Vescovo, che ha definito il Vescovo di Biella, che ha definito questa iniziativa come un'iniziativa autonoma da parte del sacerdote, e sicuramente il luogo scelto inopportuno, e quindi se non altro questo ci ha quantomeno offerto un minimo di consolazione, per quanto fosse tiepida, ma comunque per un vescovo sicuramente non è stato semplice nemmeno dire queste piccole parole, però le ha dette, e questo grazie all'iniziativa capace e coraggiosa di Giorgio Celsi, che io a questo punto, dopo averlo conosciuto anche un po' meglio, è passato qualche ora con lui, sono veramente felice di aver conosciuto e mi onoro della sua conoscenza. Caro Alberto, tu non te lo ricordi, ma altri ti hanno ascoltato bene e hanno scritto su Facebook che tu ieri, quando sei stato allontanato, semplicemente stavi chiedendo come mai non si accolgono i 6 milioni di bimbi abortiti dalla legge sull'aborto. A questo punto sei stato portato fuori e segnalato dai carabinieri, mentre in chiesa è rimasto Silvio Viale. C'era pure Silvio Viale che è rimasto in chiesa. No, allora bisogna precisare, io ho interrotto la Bonino, l'ho interrotta anche, credo, insomma, in maniera abbastanza energica, per cui che mi portassero fuori dopo un'interruzione non era il tempo per le domande, quindi non posso dire che fosse sbagliato. Quello. Il fatto è che la Bonino
rivedendo il filmato, dopo è riuscita, dopo il mio intervento, è riuscita comunque in una chiesa a giustificare in maniera energica quello che è stato la sua lotta per la legge 194, per la libertà di scelta e per la libertà di aborto. E quindi ha confermato con gli applausi delle persone scroscianti, quindi l'immagine è quella di una chiesa che applaude alla conquista del diritto di uccidere la vita nel grembo materno. Questo è il vero dramma, non quello che mi hanno portato fuori, è quello che ha detto la Bonino dopo, per giustificare la mia domanda. E un pubblico scrosciante, credo che Giorgio fosse dentro in quel momento, forse sì. No, forse è stato sì, si era dentro, adesso poi ci racconterà Giorgio da dentro quello che è successo quando ti hanno portato fuori, adesso ce lo dirà dopo Giorgio. Perfetto. Io l'ho visto oggi nel filmato che qualcuno, proprio credo tu Angela, sì. mi hai mandato, perché io naturalmente quello che è successo dopo non l'avevo visto. Bene, allora Alberto, noi adesso Giorgio ha trovato il punto dove è successo appunto la contestazione e quindi ascolteremo anche la difesa che si è comunque fatta la Bonino, questo l'ascolteremo insieme. Ti ringraziamo di questa tua partecipazione. Grazie. A questa diretta, perché appunto hai veramente approfondito benissimo quanto successo. Grazie anche da parte mia. E andiamo avanti uniti, ragazzi, che dire, qua c'è tanto da fare, più che altro per informare le persone e per far capire che stanno subendo un indottrinamento su questioni che vengono presentate come nella realtà non sono. Quindi il nostro tentativo è quello di far capire la realtà dei fatti. Grazie caro Alberto. Grazie Angela, Alberto. Edizione che fai nella tua trasmissione Il tempo della regina della pace, che oltre che essere seguitissima, però è come un piccolo accompagnamento nel discernimento e anche nei momenti di sconforto. Stessa grazie cosa fai te, tu Albi, un grande abbraccio e stessa cosa fa mia, Giorgio. Ciao, adesso puoi seguire quello che diciamo mentre vai via di corsa ai tuoi impegni, sempre legati a questi argomenti. Grazie, grazie di cuore. Alberto, un abbraccio. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Benissimo, adesso facciamo allora vedere quello che è successo ieri. Fai pure partire. Demografica tale, per cui, come sapete, noi all'inizio del secolo eravamo quasi 2-3 miliardi, oggi siamo 7 miliardi e mezzo, nel 2050 saremo 9 miliardi, 9-10 miliardi, e l'esplosione demografica avviene non in Europa, che invece ha un altro problema di cui parlerò brevemente, ma avviene nelle zone più povere. Avviene in Africa, soprattutto in qualche zona asiatica. E non è che sono poveri perché fanno tanti figli, è che fanno tanti figli perché sono poveri, esattamente come i nostri cugini, esattamente come i nostri nonni. Se voi guardate la lista, io guardo la mia famiglia, quanti ne aveva mia bisnonna o mia nonna, mia mamma tre, io nessuno, mia sorella uno e mio fratello che tiene alta la bandiera perché ce n'ha due. Ma è così, ed è un declino demografico impressionante quello del nostro paese, come la Spagna, come il Portogallo, come la Germania per esempio, la Bulgaria faranno meno 27% nel 2050 e noi stessi non solo appunto abbiamo un declino demografico, ma abbiamo anche che le persone non sono alberi, si muovono a ricerca di possibilità migliori. 100.000 italiani che l'anno scorso Thank you.
5, la legge Fania 78 e avanti di questo passo, quindi non mi spaventa, conosco. Quello che però so è che non mi sentivo, né mi sento oggi, di condannare nessuno all'aborto clandestino e di condannare nessuno al carcere come era previsto a lei. Qui c'è molto da dire. Beh. Appunto, come si vede, non si è mai pentita e quindi in chiesa ha ribadito che l'aborto è un diritto e quindi è una bella cosa. Ha detto una cosa non precisa, oltre alle tante altre cose, quella che non ha avuto un figlio. Lei ce l'ha avuto il figlio. Il Signore gliel'ha dato un figlio, solo che l'ha abortito. Perché non è che una donna che abortisce non ha avuto questo figlio, diventa mamma di un figlio morto. Quindi lei è mamma di un bimbo morto, in più ucciso, fatto uccidere da lei. Quindi ecco, questa cosa va precisata. Ecco, quindi, e poi il fatto appunto che l'accoglienza di cui parla è solo degli emigrati, ma non ha mai attuato l'accoglienza anche nel grembo materno, del migrante uterino, io chiamo, no? Il bambino che una volta concepito è suo diritto vivere, nascere, come noi siamo vivi, la nostra mamma non c'è, perché la nostra mamma non ci ha abortito. Volevo far sentire anche il fatto di questa immigrazione. Lei dice che è l'Europa, in un punto dice che è l'Europa che boicotta, e per colpa dell'Europa che i migranti vengono qua. Invece non è vero, perché lei ha ammesso che l'immigrazione è stata voluta da lei con i politici che abbiamo avuto dal 2014 adesso. Bene, vi facciamo ascoltare anche questa. Quindi diciamo, il fatto che nel 2014 e 2016 abbiamo chiesto che il coordinatore fosse a Roma, alla Guardia Costiera, e che gli sbarchi avvenissero tutti quanti in Italia, l'abbiamo chiesto noi. L'accordo l'abbiamo fatto noi, violando peraltro Dublino, ma quello sarà un altro discorso. Ecco, quindi per sua ammissione, questo è proprio un piano diabolico di sostituzione della popolazione, il classico piano Calergi, che viene attuato nelle ultime fasi, quindi una paneuropa sempre più povera, meticcia e assoggettata a poteri forti, senza con una religione unica, è una cosa che si sta attuando e che la Bonino con i politici che abbiamo adesso stanno portando avanti, quei governi che non abbiamo votato per giunta, gli ultimi governi, quindi io mi auguro che qualcuno pensi di votare dei partiti che tengono alla vita e ai valori, perché sennò il futuro qua ce lo stiamo giocando. E il popolo della famiglia è nato proprio per per difendere questo futuro, questi valori, la vita, e per difendere la nostra cultura, la nostra radice, le nostre radici e il nostro credo, perché noi non dobbiamo vergognarci del nostro credo, perché come appunto ha detto il Cardinal Biffi, se non torniamo alle radici cristiane, l'Europa verrà islamizzata, quindi per tornare alle nostre radici cristiane dobbiamo anche dirci, senza vergognarci, che dobbiamo andare a messa, dobbiamo pregare, perché quella è la nostra fonte, è così che dobbiamo crescere nella fede. Anche perché se non capiscono che distruggendo il cristianesimo, le nostre radici cristiane, si autodistruggono anche loro, perché poi i musulmani non hanno i valori dei radicali, della sinistra, aborto, eutanasia, vediamo che i gay li buttano dai terrazzi, non è che c'hanno tanta cura adesso. Certo. E quindi non faranno neanche tanta fatica, andranno a vedere i matrimoni farlocchi che stanno facendo, le unioni civili, e quindi li troveranno subito. Quindi ecco, chi cerca di distruggere il cristianesimo, distrugge, e con le radici cristiane distrugge se stesso, si fanno autogol. Quindi... Certo, ma poi cari amici,
ci hanno veramente sedati, perché se noi consideriamo che pochi giorni fa tremò, perché ce le dicono anche le cose, ma ci hanno talmente anestetizzati che non reagiamo. Un Tremonti che dice che ci sono 200 milioni di potenziali immigrati che presto potranno sbarcare sulla nostra terra, vuol dire che è come se vogliamo mettere il mare dentro il secchiello del bambino che sta giocando sulla spiaggia. Non possiamo assolutamente contenere numericamente questi sbarchi, considerando poi che comunque sono islamici, ecco, va da sé, e considerando quello che ha detto la Bonino, che il nostro popolo non fa più figli, no? Lo ha detto lei prima, e quei pochi che potremmo portare alla luce lì con le leggi inique che hanno fatto vengono abortiti, va da sé che il nuovo popolo, se l'Europa non si ravvede, sarà un popolo islamico. E allora domandiamoci questo, è questo che noi vogliamo? E un'altra cosa, non pensiamo, cari amici che state ascoltando e che ascolterete, anzi vi chiedo di condividere queste dirette, di attivare le notifiche in maniera che più persone possono essere informate, non pensiamo che se non prendiamo una posizione, se stiamo tranquilli nel nostro orticello, non ci verrà comunque addosso questa catastrofe, o comunque non permetteranno nemmeno l'oblio del non prendere una posizione, perché comunque arriveranno questi nuovi personaggi del pensiero unico a esigere la sottomissione con l'adesione totale, quindi essere assolutamente dalla loro parte, non si potrà nemmeno rimanere in una zona neutra. Quindi allora prendiamo coscienza, cari amici, prendiamo consapevolezza di prendere una posizione, ma dalla parte giusta, quella parte che uniti potrà fare la differenza, uniti potrà non permettere a queste persone di distruggere una nazione, un'Europa intera. Vai pure tu avanti, caro Giorgio. Perché, come diceva giustamente Benedetto XVI, oltre al diritto di emigrare c'è anche il diritto a non emigrare, e il diritto a non emigrare l'ha definito un diritto umano. In effetti noi dobbiamo, ha messo anche la Bonino che questi immigrati non vengono con la pace nel cuore, non vengono perché hanno una situazione disastrata. Quindi cerchiamo di aiutarli a casa loro, non vendergli le armi prima di tutto, perché siamo i maggiori venditori di esportatori di armi, creiamo destabilizzazione nell'Africa e poi è normale che poi dopo le ripercussioni vengano anche da noi. Evitiamo che le multinazionali continuino a sfruttare questi paesi, i paesi africani, perché sennò la povertà poi si ripercuote ancora anche quella da noi. Quindi diamo il diritto a queste persone di vivere a casa loro, perché è un diritto, perché anche noi quando emigravamo non lo facevamo a cuor leggero. Quindi ecco, è questo che non si capisce. E poi abbiamo qui di quello di cui hanno bisogno, sembra, no? Proprio oltre alla sostituzione della popolazione, anche di manovalanza a basso costo, perché si vedono che le coppe rosse mandano questi africani a lavorare per 3 euro all'ora. Ci sono state anche delle a lavorare 3 euro all'ora quelli che lavorano, gli altri comodamente adagiati nei nostri alberghi, perché lo stesso trattamento non lo fanno per i nostri poveri che si impiccano sotto i ponti. Ma poi vorrei anche aggiungere una cosa, come ben detto, no? Non è possibile aiutarli nei loro paesi, così dice la Bonino, non è possibile, ma è una menzogna, perché comunque un missionario che proprio in quelle terre dice che con gli stessi soldi che noi accogliamo qui nel nostro territorio per farci invadere, tra l'altro, queste persone, con gli stessi soldi, mentre qua ne aiutiamo 200.000, lì ne aiuteremmo 10 milioni. Quindi questa è una grande menzogna, come un'altra grande menzogna detta dalla Bonino è che anche noi abbiamo avuto immigrati, certo, a lavorare duramente in quelle nazioni e sottomessi alle loro leggi e al loro credo e a quant'altro. E un'altra cosa gravissima che sta dicendo la Bonino è che comunque questi nuovi immigrati saranno la salvezza per le nostre pensioni, no? Perché ovviamente il popolo italiano è molto attento alle pensioni. Allora cosa fanno? Mettono questo specchio per le allodole. Allora diciamo a questo povero popolo italiano di ignoranti, secondo loro, che non usano il cervello, secondo loro, se gli diciamo che grazie agli immigrati potremmo
poi far pagare le pensioni agli italiani, gli italiani accetterebbero tranquillamente questo. Menzogna, perché questi immigrati prendono delle pensioni precoci, quindi sono un ulteriore costo per le casse dell'INPS, e non solo, se ne vanno nei loro territori con i nostri soldi. Quindi ben presto non ci saranno le pensioni né per gli italiani che hanno lavorato una vita, e né per loro. Sì, in più hanno trovato un sistema anche per non pagare le tasse, perché loro basta che fanno un'autocertificazione per cui certo. Hanno a loro carico in Africa i genitori, i nonni, i figli e via di seguito, e riescono a non pagare le tasse. Quindi, tra l'altro tutte agevolazioni, sì, che gli italiani non hanno. Tutte agevolazioni che gli italiani non hanno, ovviamente. Poi possono lavorare anche per 3 euro all'ora, quelli che lavorano, dicevi giustamente, perché la minoranza. Hanno vitto alloggio gratis, quindi alla fine i nostri ragazzi, vedrete poi alla fine, Giovanni Sincinelli ha fatto una domanda a dire: ma come fanno i nostri ragazzi a competere, a lavorare per 3 euro, cioè dovranno lavorare per 3 euro all'ora, visto che i costi del lavoro si sono abbassati. E comunque ha parlato anche di welfare, che questi migranti, i lavoratori extracomunitari, aumentano il nostro PIL, il nostro welfare. Il nostro welfare può aumentare se aiutiamo le famiglie, soprattutto appunto se siamo in Italia e quelle italiane, a fare figli, perché sono i figli che fanno aumentare il welfare. Come in Francia, che hanno attuato un welfare per aiutare le famiglie, e hanno visto proprio che i risultati, la natalità è aumentata da 1 a 3, sono arrivati a 2,2, quindi c'è un ricambio generazionale che qua non abbiamo, perché siamo 1,2 e qualcosa, e quindi è inutile che pensiamo che siano gli immigrati, perché con gli immigrati noi dobbiamo distribuire le poche risorse che ci sono rimaste. Ma certo, ma comunque questi sono i cavalli di Troia che usa la Bonino per fare avvalorare le sue tesi. Il PIL, sì, ne sta già parlando da un po', scusami. L'ultimo atto sarà lo Ius Solis, perché se passa lo Ius Solis ci siamo giocati l'Italia, perché se c'è nazionalità per tutti non c'è più per nessuno, perché alla fine non saremo più neanche cittadini italiani. Quindi è rischioso, perché questi ragazzi sono tutti dai 20 ai 30 anni, sono pronti anche per farci la guerra, non c'è problema. Noi siamo un popolo vecchio che non riusciremo nemmeno a difenderci, quando saranno tanti, dovremo anche aspettarci anche questo, perché poi i diritti che gli stiamo dando adesso non penso che li riusciremo a sostenere, quindi... Certo, ma quello che io voglio dire, noi popolo italiano non dobbiamo deprimerci, perché c'è una speranza, quella che siamo ancora in tempo, ma dobbiamo togliere questo strumento di morte dalle mani di questi politici folli. Dobbiamo prendere coscienza che dobbiamo iniziare a ragionare con la nostra testa e non dobbiamo più bere le loro menzogne. Quindi dobbiamo capire dove siamo, cosa sta capitando, ma soprattutto cosa dobbiamo fare, che è quella di unirci per contrapporci a queste loro volontà, perché comunque sarà poi il numero di persone che farà la differenza. Quindi più in fretta riusciamo a far capire, e vi ripeto, condividete questi argomenti, condividete le dirette, perché tanto in televisione queste cose non ce le fanno dire, sui giornali, i nostri comunicati stampa che continuiamo a mandare non passano. Quindi questa informazione dobbiamo farla in maniera capillare tra di noi, ma dobbiamo avere questa certezza che se noi riusciamo a unirci, ecco, possiamo contrapporci a tutto questo. L'ultima trovata del ministro della difesa era di dare la nazionalità a tutti questi extracomunitari che entrano nell'esercito. Cioè, diamogli in mano anche l'esercito, poi siamo a posto. Quindi, ecco, facciamo entrare in Parlamento loro invece che noi, no? Sì, allora dobbiamo entrare veramente in Parlamento a fare leggi in nostra difesa, in difesa della famiglia e della vita. Già ce l'abbiamo chi fa le leggi contro gli italiani, perché già abbiamo politici che, la Boldrini e la Chienge, non è che fanno leggi a favore nostra, quindi... Ecco, La Chienge sarebbe più comprensibile, sì, la Bonino che è totalmente incomprensibile. Sì, ecco, sì. Quindi...
Forse perché la Bonino e la Boldrini, è come la Boldrini, scusa. Sì. Per loro il discorso Islam è semplicemente legato al velo e forse mettendo quel velo pensano di giocare. In realtà il problema velo islamico non è il vero problema, ma il problema è la cultura diversa, la sharia che loro hanno e tutto quello, le conseguenze che comporta la sharia. In Svezia e Danimarca ci sono già dei tribunali islamici della sharia, quindi vogliamo arrivare a... Ci piace tutto questo? Vogliamo tutto questo? Allora, arriverà tutto questo se non facciamo qualcosa. Possiamo far sì che tutto questo degrado, perché questo comunque è un degrado culturale, avvenga e prendendo coscienza e attivandoci in un'azione. Dopo, se sì? volete, vi faccio vedere il pezzo dove si vede, ci servono 160.000 fallo nuovi vedere, ingressi. Fallo vedere. Certo, sempre questa cosa dei 160.000 nuovi ingressi per 10 anni, 1.600.000 nuovi ingressi per poter mantenere l'economia, dimenticando quei 5 milioni di aborto, che è altro che 1.600.000. Avremo allora un'economia fiorente con i nostri cittadini italiani che sono stati soppressi. E la mia, come dire... Sono allibita a vedere come non c'è un minimo di vergogna a portare avanti questa sua nuova teoria, se non è solo mantenere la sua posizione, ecco, non vedo altro che aver trovato un argomento su cui farsi seguire. Purtroppo ci sono, come abbiamo visto, dei radicali che la seguono e quindi lei mantiene il suo primato, il suo posto, perché è solo una questione di potere. Adesso, se riusciamo ad arrivare a quel punto, ve lo facciamo vedere e poi ci salutiamo. ecco, anche qua questa. Facciamo ancora vedere. Ecco qua. Siamo arrivati. Che fanno colonia di lavori che i guardi non vogliono fare. Veniamo a noi. Quindi noi siamo in una situazione, come dicevo, di un declino demografico molto forte, così come l'intera Europa, salvo culture diverse, la francese, l'olandese, la belga, che hanno culture politiche diverse per quanto riguarda la vita. E siamo in una situazione in cui se noi non, tutte le ricerche ci dicono che per rimanere in equilibrio pubblico ci servono 160.000 nuovi ingressi all'anno per i prossimi 10 anni. Noi siamo, l'Europa complessivamente avrebbe bisogno di 50 milioni di persone nuove, diciamo, entro il 2050, per tenere lo stesso livello, diciamo, di welfare. Ma questo nessuno lo vuole dire. E il nostro problema non è tanto, come dire, il 7% di immigrati regolari nel nostro paese. Sono più o meno 7 milioni. Ok? 7 milioni. Esattamente quanti sono gli italiani in giro per il mondo. No, perché cerchiamo di capirci, non è che sono solo loro che arrivano, siamo anche noi che andiamo. Per lavorare. Quindi più o meno è la stessa. Infatti, come ha detto Giorgio, vanno per lavorare. Per lavorare. Non per... Il problema è che c'è anche un piano di, oltre a sostituzione della popolazione, anche di tenerla ignorante questa popolazione, perché i nostri, mio figlio è all'estero, l'altro mio figlio che fa medicina ha intenzione poi di andare anche lui all'estero. Cioè, che senso ha? Le nostre menti migliori se ne vanno e qua arrivano tutta gente che non ha cultura, non hanno neanche le elementari, cioè quindi ci abbassa anche il livello culturale, oltre al problema di ridistribuzione delle ricchezze che non abbiamo, perché Boldrin dice che siamo uno dei paesi più ricchi, ma dove? Forse lei è ricca, perché con tutti questi anni che ci pela soldi per fare non gli interessi dell'Italia. Questa mattina ero in banca, ho visto una signora davanti a me con un bambino piccolo che è riuscita a prelevare solo 46 euro e sul conto non aveva più nulla. Donna italiana con figli. Ecco, queste povertà nessuno le guarda, guardano soltanto quello che gli conviene. Sì, e poi appunto non ho sentito una parola di aiutare le famiglie italiane, non una parola.
Parli di denatalità e non pensi che anche le famiglie italiane vorrebbero far figli, solo che non sono messe nella condizione di farlo. Aiutiamo le famiglie italiane, facciamo un welfare familiare per aiutare le famiglie a avere fiducia nel futuro, a fare figli, perché sono i figli. E invece no, 500 aborti al giorno facciamo. Cioè, allora vuol dire proprio che noi uccidiamo, quelli che uccidiamo li stiamo sostituendo, mano a mano che uccidiamo ce ne vengono per sostituirci. Quindi è proprio un piano diabolico, è proprio un piano che io non posso accettare, perché io voglio dare un futuro ai miei figli. Li uccidiamo con l'aborto e acceleriamo la morte degli anziani con l'eutanasia. E poi, poi i nostri anziani sono costretti ad andarsene via, non creano PIL qua, perché loro, poverini, sono costretti ad andarsene via perché non riescono a tirare a fine mese. Ma non è normale questo, assolutamente. Infatti adesso vogliono tassare anche gli italiani che vanno a godersi la pensione, certo, che qua non tirano a fine mese e che vanno a godersela all'estero. Non lo so, che poi godersela, perché uno non è contento andare un anziano andare all'estero, togliersi dalle radici che ha creato qua perché non riesce a tirare a fine mese. Non è giusto. Prendono più questi extracomunitari che arrivano qua, questi migranti, che i nostri vecchietti con le pensioni. Non esiste questo. L'ultimo video diceva che la proposta che volevano fare i migranti di 500 euro, loro non l'hanno accettata perché volevano 2000 euro. Non li guadagno neanche io che lavoro. Cioè, non lo so. Non è follia pura, ragazzi. Sì. Non è follia pura. Sì. Allora, vogliamo presentare ancora qua il nostro amico Vittorio. Vieni Vittorio, vieni a salutare. E spiega chi è Vittorio. Sì, buonasera. Io sono Vittorio Cristinelli, amico di Giorgio Celsi. Grande collaboratore. E collaboratore, ecco, a sostegno di Giorgio. Io mi occupo dell'associazione come aiuto, sostegno nell'organizzare, nel preparare il materiale che ci serve. E nella preghiera, soprattutto. E nella preghiera, mm-hmm. Giusto, sì. Ieri abbiamo pregato insieme a tanti altri. Speriamo che questo... Ecco, mandiamo avanti la Madonna noi. Come associazione abbiamo nel nostro logo la Madonna Nostro Signore di Guadalupe, che è la Madonna della vita. Sì. E quindi se siamo con la Madonna, con Gesù, siamo per la maggiore, anche se noi ci ritiriamo in pochi. Siamo la maggioranza, siamo la maggioranza, Dio con noi. Giusto, dai, grazie Vittorio. Un anno fa, no, la giornata per la vita, era dopo una marcia per la vita, ha avuto un infarto, un arresto cardiaco, sì. L'ha passata brutta, però, però sono ancora qua. Dopo due mesi era già in piena attività. Rimani qua, perché sì. Visto che hai nominato la Madonna, io volevo leggere il messaggio del 25 luglio, perché è attinente a quello che sta capitando, no? Di Medjugorje. Cari figli, siate preghiera e riflesso dell'amore di Dio. Leggo questo messaggio perché il nostro spazio è dedicato al tempo della Regina della Pace, perché abbiamo visto un qualcosa che è avvenuto in una chiesa, e allora prendiamo la voce di colui che ha generato il figlio che ci porterà, tramite il suo sacrificio ci ha dato la redenzione. Quindi Maria dice: cari figli, siate preghiera e riflesso dell'amore di Dio per tutti coloro che sono lontani da Dio e dai comandamenti di Dio. Lo abbiamo appena visto. E figlioli, dice, siate fedeli e decisi nella conversione e lavorate su voi stessi affinché la santità della vita sia per voi veritiera. Quindi ci chiede la fedeltà, Maria, la fedeltà alla verità. Esortatevi al bene attraverso la preghiera. Ecco, la preghiera è importantissima, e poi anche questo esortarci al bene, questo comunicare, questo parlare, affinché la vostra vita sulla terra sia più piacevole. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Ecco, questo è il messaggio che ha dato Maria. E vorrei che concludi tu, Giorgio, perché comunque sì. Sei tu la persona che ha fatto di tutto per essere presente ieri, sì, e quindi ci devi veramente dare l'ultimo messaggio del tuo pensiero di quanto è avvenuto. Aspetta, vuoi ancora farci vedere un pezzo? Volevo. Allora ci vuole ancora far vedere un pezzo di un qualcosa che ha detto l'Abonino, giusto per confondere le idee. Sì. È bello che se la guardiamo mentre parla, no? Ha questo atteggiamento di chi veramente sa quello che dice, no? Peccato che tutta follia pura. Sì. Siamo vicino al punto, sì, che ti interessa. Allora, inquadro. Ecco, in questo punto dice
che dai, cimiteri di cadaveri non si costruisce niente. Adesso sentiamo. Oppure c'è una filiera che ormai è molto evidente, soprattutto per i minorenni non accompagnati, di radicalizzazione, soprattutto nelle carceri, pagati per diventare estremisti, pagati per diventare terroristi. Con tutto il rispetto di veri, controveri e quant'altro, nel nostro paese non si va in giro irriconosciuto. Perché questo era il problema, secondo lei. E quindi risolto questo problema, abbiamo risolto il problema dell'Islam, secondo lei. Mentre in realtà il problema dell'Islam è tutt'altro. Era quel pezzo che volevo dire. Alcuni valori hanno incedere su questi. Ad esempio, con tutti eravamo anche noi al diritto d'onore. Comunque, va bene, adesso non lo trovo. Comunque, ha detto in un punto che dai cadaveri, dai cimiteri non si costruisce niente, no? Penso rivolto ai poveri migranti, vabbè, ci sono stati anche tanti migranti che sono morti venendo qua, quindi appunto cerchiamo di aiutarli a casa loro perché devono rischiare anche la vita. Per quei cimiteri però dove lei ha portato 5 però, ecco, lo dice proprio lei che ha fatto del grembo materno un cimitero, cioè, quindi di cimiteri ne ha fatti tanti, vediamo che stiamo seppellendo 500 bambini ogni giorno. Quindi. Solo lei ne ha fatto 10.141. Ecco, solo lei ne ha fatto appunto 10.141, quindi su sua missione, compreso il suo bambino. Mettendoli in un barattolo di marmellata, sì. E ci ridevano anche sopra con le amiche, sì. Di questo, quindi è abbastanza macabro. Ecco, tanto per farsi due risate, perché dice era inutile comprare un barattolo nella farmacia, che tanto... Quindi lei e le amiche ridevano mentre mettevano i feti nei barattoli. Ecco. E questo è lei che si vantava di aver fatto appunto l'aborto. Quindi la Bonino è andata in una chiesa da cui avevano tolto il Santissimo a sponsorizzare di nuovo l'aborto, l'eutanasia, mancava che dicesse anche dell'utero in affitto, visto che c'era, perché tanto gli aveva dato la possibilità di dire tutto quello che voleva. Mentre noi, appena dicevamo una cosa, io avevo piantonato due della Digos a fianco, perché chissà che cavolo di terrorista ero. Io ero in chiesa, gli ho detto sono a casa mia e mi sentivo un estraneo. Ecco, quindi. Ecco. Don Mario aveva detto appunto che Papa Francesco lo ha chiamato per spronarli ad andare avanti in questo ambito. Non mi ricordo che la stessa telefonata sia arrivata al Family Day, quindi non so, magari non funzionava il telefono. Sì. Vuoi far vedere ancora qualcosa? No, il finale no, perché non ci hanno dato neanche la possibilità durante il dibattito di fare le domande. Ad Aletti, che è il grande ginecologo che adesso ha fatto un figlio, un libro molto bello, non l'hanno fatto parlare, anzi l'hanno insultato, anche a me hanno insultato quando cercavo di fare una domanda. E adesso vediamo. Ti hanno insultato? Sì. Ma dicendoti? Di tutto. Ah. Quindi pure gli insulti in chiesa? Sì. Bene. Niente, sta cercando ancora un punto, eh? Però se non lo trovi salutiamo, sì, sì, sì. Perché sta ancora cercando un ultimo punto da fargli ascoltare. E io spero che un giorno potremo fare dirette dove diremo... Ecco, adesso c'è il dibattito. Ah, ecco, e quindi? Vediamo. Appunto gli immigrati, quelli che sono messi anche in regola con il vicedello, ma sono sottopagati. Se noi italiani non ci permettiamo di fare certi lavori, è perché costiamo troppo al datore di lavoro. Questo lo accompagna di nostra volontà. Che vengono pagati poco. Però lei capisce che questa cosa... C'è sicuramente di questa cosa. No, però come lei sa, questo non dovrebbe essere permesso dal punto di vista legale. Che c'è un problema di controllo, come dicevo prima, e di rispetto della legge.
perché poi ovviamente anche gli italiani non è che sono tutti santi, manco martiri per la verità, quindi a volte quando si può ci speculiamo. Ma la legge non lo consente questo, quindi semmai un controllo del risultato è un'applicazione della nostra, che nel nostro paese, come dire, lascia un po' Allora, adesso vogliamo ancora far vedere l'intervento di Viale, se lo trovi in fretta, perché se no non riusciamo a mantenere l'attenzione delle persone. Ah, ecco, vi facciamo vedere Viale anche, presente. Quel signore sulla sinistra in piedi è il ginecologo Viale, che ha introdotto la RU486 in Italia, appunto partendo dal Sant'Anna. Bene, concludi pure, Giorgio. Niente, quello che voglio dire è che d'ora in poi io non accetterò, come non ho accettato questa volta, intromissioni partitiche contro la vita in una chiesa, ecco, perché non voglio che venga dissacrata. Io e il mio gruppo saremo sempre a vigilare, saremo le sentinelle, come dice il Vangelo. A proposito di intromissioni partitiche dentro le chiese, io ricordo in campagna elettorale a nessuno degli esponenti del Popolo della Famiglia è stato permesso di entrare in una chiesa a parlare dei valori che difendiamo, che sono valori cattolici, perché hanno sempre detto tutti i sacerdoti che in chiesa non si fa politica. Ecco, mi sembra che questa volta è stata oltraggiata in maniera grave questo ambito di fede, con una mala politica, non sana politica. Giusto. Concludiamo con un saluto, vuoi dire ancora un'ultima cosa? Un'Ave Maria. Un'Ave Maria insieme, assolutamente. Per il futuro dell'Italia e per una presa di coscienza degli italiani, perché andando avanti così il futuro ce lo giochiamo, il futuro dei nostri figli. Noi siamo responsabili del futuro dei nostri figli, quindi siamo anche responsabili di tutti gli aborti che facciamo, di tutte le leggi che vogliono proporre contro la vita e di quelle che ci sono già. Quindi ecco, poniamo rimedio. E quando diceva che il mio quello che faccio io mi sembra un dovere civico, non è una cosa che faccio in più, è il dovere civico di ogni uomo che si rispetti, che si definisce uomo, quello di difendere la vita, difendere donne e bambini, ecco, quindi... Sì, e prima di dire l'Ave Maria ricordiamo che nel momento in cui non difendiamo una vita diventiamo complici di quella morte. Giusto. Concludiamo con un'Ave Maria, secondo le intenzioni che hai detto, e per voi e per le vostre famiglie, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del grembo di Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Grazie a tutti. Dio vi benedica e vi dia la forza di lottare per i nostri valori, per le nostre radici cristiane. Uniti, condividete questa diretta, parlate con gli amici di quanto sta avvenendo. Ciao a tutti. Perché dovremo renderne conto a Dio di questo, eh? E alle generazioni future. Grazie. Grazie Giorgio e grazie. Grazie a Vittorio e grazie a voi tutti. Arrivederci a tutti.